Eccoci qua, allora tornati con un nuovo video. Questa volta voglio mostrarvi come praticamente sostituirò questo pezzo qua, che è il raccordo che va attaccato al carburatore da cui arriva il tubo della benzina che arriva dal serbatoio. Nel carburatore originale questo pezzo qua è fatto, allora il pezzo che va inserito nel carburatore, per cui questo pezzo qua è di ottone come questo che ho io in mano, mentre il raccordo su cui si attacca il tubo della benzina è fatto di plastica. Allora, una moto che costa 12, dagli 8.000 euro in su, una roba del genere, bisognerebbe metterla, cioè tutta. Fare un pezzo di ottone sarebbe il minimo. Qualcuno ha deciso che questo raccordo qua deve essere fatto di plastica. Allora, poi qualcuno bisognerebbe metterlo al muro e dargli una bastonata, perché è un pezzo che con il tempo è plastica, vicino al motore si surriscalda, si crepa e potrebbe rompersi. Su un Harley Davidson, sapete benissimo che in quel punto lì c'è un caldo assurdo. È strano che nella mia moto che ha 14 anni non si sia ancora rotto quel pezzo lì. Vabbè, andremo a sostituire questo pezzo. Allora devo togliere il filtro a occhio di mosca, devo togliere il carburatore e dopodiché sostituirò il pezzo. Per sostituire il pezzo ho bisogno di due cose, di un estrattore e di una pressa. Allora, quando sono andato a prendere questo pezzo qua dal meccanico, mi ha tirato su una filippica infinita su come io riesco a fare una roba del genere, perché non ho l'estrattore, perché non ho la pressa, e per fare un lavoro del genere bisogna essere strozzati, se no viene fuori un casino, eccetera eccetera. Allora vi farò vedere come costruire un estrattore per questo tubicino qua, che è una cosa stupidissima, e come creare la pressa, che è una cosa ancora più stupida. Il grosso del lavoro è togliere il filtro, togliere il carburatore e appunto togliere questo pezzo qua dal carburatore. Poi utilizzare questa, chiamiamola così, pressa fra virgolette, e rimontare tutto è il meno del lavoro. Nel mentre vedrò di sistemare il cavo dell'aria, del choke, che vorrei metterlo, come ho visto in alcune preparazioni, hanno fatto una staffetta qui a fianco del carburatore e hanno messo il choke qua sopra, che praticamente lo tiro verso l'alto, adesso dalla parte di là, e lo tiro diciamo verso l'esterno. Volevo metterlo qua e tirarlo verso l'alto. E un'altra cosa è cambiare le guarnizioni di questo sfiato, perché da qua dietro, come potete vedere, mi gocciola un po' di olio perché appunto le guarnizioni si sono un po' mangiate. E sì, sono fatte un po' così. Allora vedrò di sistemare un po' anche quel discorso lì. Iniziamo con il rimuovere il filtro occhio di mosca, che ha praticamente due vitine. Innanzitutto una vite qua da 7 e una qua in alto, eccola qui. Devo rimuovere queste e sfilare la cover del filtro. Dopodiché devo rimuovere due viti esagonali da 10 e una vite a stella che sono dentro, che tengono la parte dietro del filtro attaccata al carburatore, e rimuovere i due sfiati delle teste per togliere la staffa che tiene in sede il carburatore. Il carburatore, come sapete, e se non lo sapete, lo dico adesso, è incastrato praticamente con una guarnizione di gomma sul raccordo a T che va a portare la miscela aria-benzina all'interno dei due cilindri. Comunque, un po' alla volta vedrete tutto il procedimento. Iniziamo con il rimuovere appunto il filtro occhio di mosca. Allora, iniziamo a togliere il filtro con questa chiave a cricchetto da 8. Vado a rimuovere le due vitine
i due dadi che tengono attaccata la cover del filtro. Mi aiuto con questa calamita telescopica per non perdere le rondelle, non perdere perché non mi vadano in giro di qua e di là le rondelle. Mi metto sempre questi due pezzetti di carta sotto in modo da non confondere le rondelle con il pavimento, e anche perché tutto lo schifo che c'è per terra magari non si tagli la calamita, ma più che altro è per vedere e distinguere bene dove sono le rondelle quando mi servono, e anche perché magari sono un po' sporche di grasso, così non mi si riempiono di polvere, di schifo, di sabbia, di terra, di quello che c'è per terra. Rimuoviamo la cover. Ok, è un po' bagnata di grasso. Come vedete, se vi faccio vedere bene, ho fatto questo lavoro qui. Praticamente, vediamo se riesce a mettere a fuoco, eccolo qua. Gli sfiati delle teste, dopo magari ve lo farò vedere meglio, gli sfiati delle teste convogliano dentro questi tubicini di gomma e finiscono in un T che c'è qua sotto. Questo T va a ributtarmi i vapori sporchi di olio con questa serie di raccordi qua che fanno formano una U, vanno a ributtarmeli all'interno del carburatore. Per carità, mi sporcano un po' la spugna e anche un po' il carburatore, però alla fine è olio che viene ributtato all'interno dei cilindri, per cui male non dovrebbe fare. Ho guardato un po' in giro, ho parlato con un po' di miei amici, alcuni sono a favore, alcuni sono contro questa cosa, altri preferiscono mettere il T scaricare direttamente a terra, altri addirittura mettono due tappi ciechi qua. Ho visto in internet che vendono dei tappi che hanno i filtrini, però mettere direttamente i filtrini senza convogliare i vapori vuol dire che mi gocciola olio dappertutto e mi sporca il motore, mi sporca le braghe, mi sporca un po' dappertutto. Allora preferisco fare una cosa del genere. Torniamo alla zoomata originale perché sennò è un casino lavorare. Ok, allora con la chiave del 10 tolgo queste due vitine qua che tengono la schiena, per non usare parole un po' inadeguate, attaccate al carburatore. Allora, il carburatore, a differenza, una cosa da dire è che a differenza di tutto il resto della componentistica Harley Davidson, forse i freni, ma non sono proprio sicuro, il carburatore ha le viti col passo metrico, non col passo in pollici. Questo perché il carburatore viene fatto in Giappone, è giapponese, Mikuni se non sbaglio, non vorrei dire una stupidata, ma vabbè. Comunque viene fatto in Giappone il carburatore, per cui tutte le viti che fanno parte del carburatore sono in passo metrico, non in passo inglese, reale, non so come si dice, comunque non è in pollici, ecco, tutte le viti sono metriche. Infatti, come vedete, sto usando la chiave del 10 per rimuovere queste viti qua, mentre quelle degli sfiati delle teste mi servirà una chiave da 3 quarti perché appunto sono in pollici. Per togliere l'ultima vite uso un cacciavite grosso a stella, perché questa vite è a stella. Non ho avuto modo di controllare se è in pollici o se è metrica questa vite, però potrebbe essere anche metrica, per cui potrei anche cambiarla e metterne una più piccola col passo metrico, però vabbè, insomma, c'era questa notazione, uso questa. Vedete che è morbido, qua dietro c'è la guarnizione. Questa guarnizione l'ho fatta io perché nel kit ce n'era una sola e ho preferito metterla fra la piastra e il carburatore. Questa qui che va fra il filtro e la piastra di supporto non c'era, per cui l'ho ritagliata da un pezzo di gomma per guarnizioni. Ho preso il filtro, l'ho messo sotto, disegnato il profilo della piastra, l'ho ritagliata. Ci sta.
con la chiave da tre quarti tolgo gli schiaffi delle teste. Ok, eccolo qua, questo è il filtro. Ecco, adesso da qua dietro vediamo se riesco senza far danni. Vedete che i due tubi di sfiato, questo e questo, convogliano dentro questa T qua, che praticamente va a finirmi su questa U che ho fatto con i raccordi e va a sputare praticamente i vapori oleosi all'interno del buco del carburatore. Ecco, allora vi faccio vedere questo. Praticamente, vabbè, è il carburatore nudo e crudo. Questo è il raccordo che andrò a sostituire. Come vedete, questo pezzo qua è nero ed è quello che va a infilarsi all'interno del carburatore. Questo pezzo qua è quello che devo sostituire. Tolgo la, allora chiudo il rubinetto della benzina, anzi è già chiuso. Devo scollegare i tubi dell'acceleratore. Comunque adesso sfilo, prima tolgo il tubo della benzina, sfilo il carburatore, scollego i due cavi dell'acceleratore, tolgo il cavo dell'aria da dietro e l'altro tubicino che arriva della benzina qua dietro, che dovrebbe essere per la compensazione, però vorrei dire una stupidata. Lo scarico di non so che è questo tubicino qua sotto, e vado a farvi vedere come togliere questo. Allora, con questa chiave, con la chiave del 7, svito la fascetta che mi tiene il tubo della benzina attaccato al carburatore. Se fosse acrico sarebbe meglio, ce l'ho, ma la pigrizia è sempre dietro l'angolo. Ah, stupidante, ho anche risparmiato. Comunque, fate le zanzare che mi stanno mangiando. Siamo a settembre, c'è un bel freschetto fuori, però queste zanzare maledette non sono ancora morte. Ok, mi procuro un bicchierino per la benzina, che altrimenti mi sporcherebbe tutto. Allora, con questa vite M8 dovrei riuscire a perforare. Il tubo in modo che non mi finisca benzina dappertutto mentre lavoro. Ok, c'è un pezzo di carta e asciugo. Allora, sfidiamo questo tubicino qua. Che dovrò ricordarmi di ricollegarlo. Tanto ammazziamo una zanzara. Devo estrarre. Carburatore. Eccolo qua. Ok. Allora, con una chiave, con questa chiave da 19, vado a
svitare dalla parte di qua la vitina del choke, dopodiché dovrei riuscire a sfilarla senza tanti problemi. Oh, ecco, piscia benzina dappertutto. Vabbè. Eccolo qua, sfilato anche d'aria, tanto pisciato benzina in giro per tutta la moto. Vabbè, utilizziamo per togliere un po' di fango dalla marmitta, dal collettore e dal basamento, visto che non ho molta passione di lavare la moto. Bene, allora, adesso dobbiamo togliere i nottolini dell'acceleratore, il casino, guardate perché qua, puncino. Prima non so. Ecco appunto, avanti. Benzina c'è in questo carburatore. Non mi è mai piaciuto sto lavoro. Non mi è mai piaciuto. Abbiamo tolto il nostro carburatore. Eccolo qua, come potete vedere. Questo carburatore smontato. Dobbiamo sostituire, come vi dicevo prima, questo raccordo qua. Allora, vedete, la parte è tutta in plastica, mentre questa parte qua, che devo sostituire, è tutta in ottone. Allora, per sostituire questo, praticamente non devo fare altro che rompere questa parte qua di plastica e togliere
pezzo di tubo in ottone, che è questo qua, che è incastrato a pressione all'interno del carburatore. Allora, tanto devo togliere la plastica, devo rompere la plastica, per cui questo è quello che andiamo a fare. Ovviamente con cautela. Stando attenti che non vada a finirmi la polvere all'interno del carburatore. Anzi, prendo un po' di nastro di carta e vado a tappare proprio. Per essere proprio sicuri di non far malanni. Ecco. Vado a rimuovere, sempre stando attento che dentro qua non mi finisca di tutto. Ovviamente non soffio dentro perché andrebbe a impastarsi tutto. Cerco di togliere con cautela. Ok. Prendo trancia, vediamo se si vede. Eccolo qua, finalmente. Allora, abbiamo tolto questi pezzi di plastica. Vedete che c'è questo pezzo qua inserito dentro. Allora, vado a pulire bene il suo interno. Ok. Ok, allora, l'estrattore funziona così. Praticamente ho questo pezzetto qua di tubo che è un recupero, è lungo più o meno 4 cm. Questo mi farà da estrattore, andrà posizionato in questo modo. Questo è il pezzo che devo togliere di ottone, andrà posizionato in questo modo. Con una rondella M6 maggiorata andrò praticamente ad usarla come tappo. Questa vite M6 che è lunga 25 mm l'ho messa dentro qua. La vite andrà a fare presa all'interno del raccordo e io avvitando praticamente andrò a tirar fuori, farà pressione ovviamente ai lati del carburatore, andrò a tirar fuori il raccordo.
tengo il carburatore verso il basso in modo che non vadano nessun tipo di limatura, diciamo, residui vadano all'interno del carburatore. Ok, sto sempre attento a non soffiare per non mandare pezzetti all'interno del carburatore, anche se l'istinto è quello di dare un bel soffione per togliere le limature. Come vedete, adesso riesco ad avvitarla, e di qualche millimetro ovviamente, perché non ho filettato molto. Purtroppo con qualche millimetro non me ne faccio niente, anzi potrei utilizzare, vediamo, potrei modificare l'estrattore per non dover filettare troppo. Vediamo intanto se con questo, allora con questa vite qua è troppo corta, non ci arrivo, devo prendere una vite più lunga. Ok, questa vite qua ci arriva. Allora, la mia modifica nell'estrattore che mi è venuta al momento, allora, la maggior parte degli estrattori funziona così, artigianali che ho visti in giro: filetto tutto il raccordo fino in fondo, questo dentro, la randella sopra al tubo, vite dentro il tubo, avvito e continuo ad avvitare finché non viene tutto su. Io provo, vediamo se ce la faccio in questo modo. Prendo un altro dado M6, eccolo qua, lo avvito in fondo alla mia vite e mi farà da controdado per la battuta. Infilo la rondella, infilo tutto dentro il tubo, vado ad avvitare. Possiamo prendere anche una randella più lunga in questo caso, che tanto non ci fa differenza. Prendo una chiave da 6, da 10. Anzi, due chiavi da 10. E vado a svitare, tengo ferma la vite. Vado a svitare il dado tenendo ferma la vite, in modo che questo mi faccia pressione sulla rondella e mi sfili il raccordo. Se ho qualche dubbio, svito e vado a controllare. Infatti non va proprio bene, mi ha mangiato un po' di, ha preso troppo poco filetto. Allora ho rifilettato, ho preso una vite più lunga, ho rifilettato di qualche altro millimetro. Adesso vado a avvitare di più, un po' di più, la mia vite in modo che prenda bene all'interno del raccordo. Ok, come dicevamo prima, con una chiave tengo ferma la vite, con l'altra vado a svitare il dado. Adesso in teoria dovrebbe far presa e svitarmi e sfilarmi tutto il discorso. Nel dubbio, come sempre nel dubbio, per i primi
passi, sfido e vado a controllare se cosa è venuto. Allora vuol dire che il discorso funziona bene. Riavvito. Ok, e come prima tengo ferma la mia vite e vado a ad avvitare il dado. Smollo e vado a riverificare a che punto sono, tanto per come sicurezza, per non avere paura. Ecco, vedete che rispetto a prima è venuto fuori di un paio di millimetri. Se non so se si riesce a mettere a fuoco, ci sono, c'è una tacchetta a un millimetro circa, mentre gli altri 2 millimetri, eccolo qua, vedete, una tacchetta nera a 1 millimetro da qua sopra, e poi c'è tutto l'altro spazio che sono 2 mm fino al carburatore. Quei 2 mm qua sono quelli praticamente che sono riuscito ad estrarre finora, per cui vuol dire che l'estrattore funziona. Allora vado a riavvitare bene la mia vite fino in fondo. Ok, tengo ferma la vite e vado ad avvitare il dado. Do la mia controllatina, in questo caso senza svitare alzo il tubo, vedo che è venuto su di un bel mezzo centimetro, per cui andiamo avanti senza paura. Vuol dire che sta funzionando tutto alla perfezione. Ecco, questo è il raccordo che è uscito. Vedete che è uguale a questo praticamente, e va dentro a pressione. Adesso sì, vedete, viene via anche svitando la mano. Questo è il raccordo che è inserito dentro. Come vi dicevo prima, questa parte in ottone è questa parte in ottone, e il restante in plastica è proprio una gran stupidata, anche perché uno che ha una moto un po' datata come la mia, si trova a un certo punto che magari gli si rompe, deve sostituirlo, sì, non è proprio una bella cosa. Ecco, questo è il raccordo, il buco dove c'era prima il raccordo, quello qua. Adesso devo mettere questo raccordo qua, devo infilarlo lì a pressione. Allora, come vi dicevo prima, la pressa, la famosa pressa di cui mi parlava il meccanico. Allora, intanto avete visto che il mio estrattore artigianale funziona, mio, è preso spunto da alcuni video e foto che ho visto su internet. Comunque questa modifica qua mi è venuta al volo e abbiamo visto che funziona. Allora, il raccordo di prima era inclinato di 45 gradi più o meno, era così, perché appunto il tubo arrivava e poi doveva far spazio anche a questo, che è quello dell'aria.
Ho visto che su alcuni video lo mettono qua. E non è una brutta, non è una cattiva idea, ma piacerebbe anche a me averlo qua, che così resta visibile e dall'altra parte lascia abbastanza in vista il motore nel caso in cui si voglia spostare la bobina o si vogliono fare dei lavori. Devo capire bene come come metterlo, perché nel caso in cui voglio metterlo qua devo spostare, nel caso in cui sì, scusate sono fuori campo, nel caso in cui voglio posizionarlo qua devo intanto farmi una staffetta collegata a queste due viti qua su cui poi resta fissato il tubo. Dopodiché devo trovare l'inclinazione giusta per fissare questo qua, che non mi dia fastidio. Allora, guardando come viene posizionato il tubo, quello è il tubo della benzina, il carburatore va fissato all'incastro. Ok. Allora, per riposizionare la levetta del choke, praticamente ho deciso di farmi il raccordino di ottone estratto, andrò a posizionarlo a 90 gradi, non più 45. La levetta del choke andrò a posizionarla qua in questa maniera. Per posizionarla in questa maniera vado a farmi con una lamiera una staffetta per tenerla su. Allora, ho preso questo pezzo di lamiera che avevo qua in casa, andrò a fissarla su queste vitine qua, su queste due vitine qua praticamente, prendendo questo come base, diciamo, questo cilindro qua. Ho provato vari cilindri, che tipo il nastro isolante, il nastro di teflon, lo scotch di carta. Ho trovato questo cilindretto che ha lo stesso diametro del tappo del carburatore. Ho fatto questo segno, ho segnato i due limiti, uno qua e uno qua. Adesso con il disco flessibile da taglio andrò a tagliarlo e farò la forma che mi serve per posizionare il blocchetto. Allora vedrete dopo, perché si appunto farà un sacco di rumore, per cui è meglio che non faccia il video. Intanto lo taglio, lo sagomo e poi vi farò vedere il lamierino quando sarà finito. Allora, a questo punto del lavoro ho fatto la staffetta che è questa qui con il pezzetto di lamiera. Praticamente ho fatto i due fori, che sono quelli che andranno a fissarsi sulle due viti del carburatore. Foro da 4,5 per vite dovrebbe essere più che sufficiente, e questo foro che ho fatto da 10, poi allargato un po' con la fresa conica per farci stare il tubicino, che è questo del choke. Allora, questo è adesso andrò a darci una spruzzata di vernice spray nera e dopo, finché si asciuga la vernice spray, vi farò vedere come togliere il cavetto del choke e come inserire il connettorino e il raccordino per la benzina. Allora, ho una vernice normalissima nera che avevo utilizzato anche poco tempo fa per verniciare altre cose della casa, nero lucido. Do una passatina con l'alcol e con la benzina, o con la benzina, sulle staffette, in modo da togliere tutti i residui di grasso, e dopo gli do una passata con, gli do anche una piccola carteggiatina al volo, tanto per togliere
per far prendere meglio la vernice. Allora prendo carta vetrata fine, prima diamo una bella grattatina. Ok, prendo un po' di carta, un po' di benzina di quella che ho avanzato prima, togliendo quando ho tolto il carburatore, una bella passatina. Solito mio pezzettino di filo di ferro che uso per verniciare. Ok, anche se non ho le braghe molto pulite, diamo un'asciugatina. Ok, vernice spray. E andiamo a dare lo mettiamo ad asciugare e andiamo avanti con i nostri lavori. Allora, come vi dicevo prima, per togliere la levetta del choke è attaccata al carburatore tramite questo innesto filettato qua dentro, qui qua sopra. Praticamente c'è un ugellino, che è questo, che va, quando io tiro praticamente la leva, vedete, viene indietro e respingendo viene portato avanti. Qua c'è una molla che mi fa da ritorno e mi impedisce anche che si tolga questo supportino qua, praticamente, che è fissato solo tramite il cavetto, questo cavetto d'acciaio. Allora, con una chiave del 14 vado a svitare questo raccordino qua dal carburatore, poi con una mano tiro indietro la molla, con quell'altra, vedete, c'è una sferetta che va ad incastrarsi all'interno di questo ugello, per cui tiro dietro la molla, sfilo la sferetta e tolgo la molla. Ora devo solo tirare indietro la leva del choke e vedete che sparisce, quando tiro indietro la leva sparisce, viene indietro tutto il cavo. Una volta fatto questo posso, ok, è venuto indietro la leva, adesso posso sfilare, o comunque potevo farlo anche prima, posso sfilare la curva dal tubo del choke. Facendo così mi permette di infilare adesso tutto il tubicino all'interno del foro che ho fatto nella mia staffetta. Come dicevamo prima,
Scusate se vi ho fatto attendere così tanto e scusate il casino che ho sopra il banco del lavoro. Mi serve la famosa pressa che mi diceva il famoso meccanico per infilare il raccordo della benzina all'interno del mio carburatore. Allora, la famosa pressa che mi diceva il meccanico non è altro che la morsa. Per cui apro la morsa. Ok, la morsa, metto il tubicino in sede e chiudo con l'angolo. Ah, a proposito, vedete di scegliere bene l'angolazione. Ok, e vado a chiudere la morsa. Io dicevo prima la mettevo a 180, voglio metterla a 90 gradi rispetto devo pulirlo bene però ok. Metterla a 90 gradi, appunto vi dicevo, rispetto al carburatore, per cui se questo è carburatore, prima era 45, eccolo qua, adesso la metterò così. Ganasce che mi si piegano. Purtroppo è una morsa un po', non è proprio, no, non è proprio una morsa da migliaia di euro, per cui anche lei arriva fino a un certo punto e le ganasce non si piegano, non si chiudono perfettamente parallele, per cui tendono a spostarsi, cioè chiudono al centro, ma all'esterno, soprattutto questa parte, tende a inclinarsi verso l'esterno, per cui il raccordo non viene premuto nella maniera esatta. Vediamo se con questo pezzo di gomma riesco a risolvere un po' il problema. Eccolo qua. Allora, se vedete, vi zoomo bene il discorso. Allora, questa è il raccordo. Vedete che un po' alla volta entra nel carburatore. Ok. Eccolo qua, raccordo inserito. Nel caso in cui dovreste togliere questo raccordo qua, che è completamente inutile, non è più metà inutile, metà in plastica, bisogna segare oppure forare qui in alto con una punta da 5 oppure segare quel tanto che arriviamo a trovare il tubo perpendicolare a questo che va all'interno del carburatore e dopodiché si filetta quel tubo lì. Mentre prima in quello di plastica bastava rompere e trovavamo già il foro fatto. Allora, questo ho inserito il tubo, adesso andiamo
a rimontare tutto il carburatore. Prima però devo aspettare che si asciughi la staffetta, dopodiché possiamo svitare queste due viti qua, posizionare la staffetta, rifissarle, collegare il choke e rimontare tutto il carburatore. Allora, ho fatto la staffetta di prima, che l'ho smussata, ho allargato i buchi e li ho fatti da 5 perché ho visto che le viti che tenevano la capocchia del carburatore sono fatte praticamente in questa maniera qua e hanno questa parte qua ingrossata, che il filetto è da 4 ma il profiletto qua attorno è da 5. Vabbè, ho dovuto allargarlo e ridare il colore. Il foro centrale invece è questo qua, quello più grande per fissare la leva del choke, è da 11. Allora faccio passare intanto la leva dell'aria, la randella va dopo, e la fisso. Mi raccomando, rondella e dado, mi raccomando, nel tirare il dado di ferro che non vi resti in mano, perché può succedere, mi è già capitato una volta che tirando troppo il dado dell'aria del filo dell'aria si rompe la plastica che c'è qua sotto, si rompe la plastica e per cui non riuscite più a fissare la leva del choke e quindi non riuscite più a tirare l'aria. Per cui va bene tirarlo, tiratelo anche a mano, ma non tiratelo troppo forte. Chiave del 19 eventualmente, se volete dare più di forza, ok, ma non eccessiva, eh? Ok, rifaccio passare il cordino all'interno del giunto a L, ok, inserisco la molla e infilo l'ugello, ok. Facciamo una prova e vediamo che viene senza problemi. Andiamo a riavvitare, andiamo a reinserire Ok, ci siamo. Ok, chiave del 14 e do l'ultima regolata. Anche qua non eccessivamente perché è di plastica e andiamo a rompere tutto. Ok, andiamo a riposizionare i viti. Ok, c'è il viti a stella.
Perfetto, questo è il carburatore con la levetta del choke sulla staffetta. Il tubicino della benzina, vedete che messo a 90 gradi, come dicevo prima, non impedisce niente, eventualmente posso tirarlo fuori e lasciarlo esterno al tubo della benzina. Comunque anche dentro non dovrebbe dar fastidio. Adesso andiamo a rimontare il carburatore. Allora, il carburatore è pronto, adesso andiamo a rimontarlo. Allora, per prima roba i cavi dell'acceleratore, per cui mi ricordo che quelli sono. Ricollego sotto, lo spurgo. Ricollego dietro la compensazione. Tolgo la vite da 8 che avevo messo prima sul tubo della benzina, ovviamente sporca dappertutto, posso già riattaccarlo anche se non riuscite a vedere. Rimettiamo dentro il carburatore a pressione del collettore. Cambiato la guarnizione, come vi dicevo oggi, dello spiato, appunto, nella vite della testa che perdeva prima negli occhi bianchi una pulita.
spezzare un po' il carburatore, perché non ne trovo con le viti. Allora, trovo con le viti perché batte. Tutti i buchi si trovano e corrisponde. Allora ci va la prima munizione, fa il carburatore e la stoffa. E l'altra guarnizione fa la staffa e la parte dietro del carburatore, del filtro. Ok, allora vitine, rondelle,
metto al ginocchio. Allora, abbiamo rimontato il carburatore, abbiamo rimontato il filtro, chiuso il filtro, adesso vedete che la leva dell'aria è qua in parte, per cui la parte sinistra della moto è ancora più pulita. C'è sempre... Allora, come vi dicevo prima, vedete che è più snella, però c'è sempre questa staffa qua, che è quella che collega le due teste del motore e le fissa al telaio, che fa un po' schifo perché ha questo pezzo qua un po' che adesso non serve più a niente, perché prima c'era attaccato il clacson da una parte, il choke da quell'altra. Io avevo tolto il clacson e avevo messo solo la levetta dell'aria, adesso ho tolto anche quella, per cui tutta questa parte qua, diciamo, è un po' inutile. Adesso vediamo, decidere un po' sul da farsi, magari o taglio solo questo pezzo qua o taglio direttamente le due staffe qua, in modo che resta solo le due teste attaccate al telaio, che tanto questa parte qua non mi serve più a niente, oppure la lascio così e ci attacco qualcosa, esatto, qualcosa tanto da mascherare, ecco, che magari mi lascio il pezzo che esiste intatto e lo mascoro in qualche altra maniera. Adesso proviamo ad accendere la moto, vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro, se tutto il carburatore è a posto. Allora, serbatoio, no, chiave, tiriamo su choke, ok, soliti due cicchetti, visto che il carburatore è vuoto.